Appunto è uno dei vini in realtà quasi diventato simbolo del rinascimento della, diciamo, della Maremma di qualità. È una delle etichette appunto su cui Giampaolo ha puntato fin dall'inizio, ha preso, diciamo, vari premi. Più che altro però è stato in realtà un vino che è cambiato molto nel corso degli anni, perché insomma Giampaolo questa stessa missione ha passato varie fasi, ha avuto la fase appunto del vino molto concentrato, la barrique, profumi vari, appunto legno piccolo, grande, vari esperimenti diciamo. Adesso è, dice lui, è diventato maggiorenne, anche perché mi sembra la prima annata è 99, può darsi, mi sembra. Mi sembra 99 la prima annata, quindi insomma siamo a ben 11 annate, 98 98 forse la prima, vero? E quindi insomma, ed è specie una verticale, la potete ritrovare da qualche parte su internet di sicuro, molto interessante, in cui effettivamente Campatosta riusciva ad avere una propria identità anno dopo anno, pur riconoscendo un'evoluzione. Ultimamente appunto si è andata sempre aumentando la percentuale sangiovese, ma quello che è più interessante è che Giampaolo ha intrapreso una ricerca in giro per la Maremma dei vecchi vigneti di Sangiovese, cioè di Ciregione, di Sangiovese, di Alicante, ma in particolare di Sangiovese. Quindi il Campatosta non è un cru, quindi non è un vigneto unico, ma è le migliori parcelle di Sangiovese che Giampaolo è riuscito a trovare in giro per la Maremma, perché ci sono appunto delle Sangiovese, delle vigneti anche vecchie di 50-60 anni che danno un prodotto straordinario a livello di profumo e di struttura, e quindi mettendolo insieme si ottiene un prodotto che riassume un'area come quella della Maremma e in maniera molto interessante. Dicevamo, il 2008, proprio questa diciamo, sperimentazione continua, ha portato all'abbandono definitivo delle barrique, quindi nemmeno il secondo o terzo passaggio, quindi solo tonneau, botte grande, una estrazione leggermente minore, quindi questo è sempre un po' scuro, ma è molto più chiaro rispetto a tutti gli altri che potete aver assaggiati, proprio per questo discorso di cercare maggiormente l'eleganza che la potenza, nonostante la Maremma sia una zona dove l'eleganza è difficile da ottenere. E quindi dicevamo appunto il colore, vedete bene, direi che Montecucco è sicuramente più scuro, questo è un po' più scuro del Bella Marsina, ma senza arrivare a intensità eccessive. Il naso, ecco, sentite, ci sono delle note, sentite la profondità, no? Le vecchie vigne in qualche modo restituiscono queste note che danno più sulle terroso, l'humus, il sottobosco, magari la liquirizia che ritorna fuori, situazione quasi di un po' di la note. Per esempio, Capatosta sapeva molto di Cipria, no? Quando era giovane, quello è stato abbandonato, ma c'è comunque note che danno magari più sull'incenso, la mirra, se l'avete presa, un po' di note resinose, note magari un accenno di ginepro, all'alloro, quindi sensazioni che virano dal fruttato, vanno, eppure questo è il 2008, quindi sono giovanissimo, però sentite che non c'è una ricerca dell'immediatezza da fragola, ciliegia, lampone, ma sono già note più pacate, più rilassate, però di un'eleganza straordinaria. Insomma, Maremma, ottenere un vino del genere è trovare un vino bombastic, no? Un vino molto profumato, intenso, ricco, strapieno di frutta e fiori è abbastanza semplice. Fare un vino del genere in realtà ci vogliono appunto vigneti estremamente adatti. Quindi un vino molto, effettivamente si sente che è arrivato a una certa maturità anche stilistica e che effettivamente affascina, però spiazza chi è abituato a bere Morellino. Questo di Morellino per fortuna diciamo ce n'ha poco, no? Di quello che è Morellino più classico, è più facile riconoscere il primo. Questo è un vino che inquadreremo meglio in altre zone, però ecco, vuole essere un tentativo di definire un vino di qualità in Maremma, che non può essere appunto simile a Chianti Classico, deve essere qualcosa di diverso. E secondo me direi che con queste note ci si avvicina in maniera, è sicuramente un tentativo molto interessante di dare qualità alla Maremma basandosi sul Sangiovese. Ecco, in bocca sentite che al naso, in bocca è molto più giovane, al naso lo sentiremo quasi certa evoluzione, invece in bocca è ancora molto giovane, ha una bella dose di tannino, in bocca si sente, fa abbastanza. Ora sulla pasta ci vorrà, insomma, sughino servirà abbastanza. Il tannino, ovviamente un vino c'è una bella evoluzione, però già ora direi che si beve
i vini che sono estremamente tannici e ignoranti da giovani non è vero che evolvono in maniera così splendida, cioè bisogna che il vino anche da giovane, seppur destinato a un bel invecchiamento, abbia sia piacevole. Direi che questo si sente che è giovane, ma è un piacere berlo. Poi queste note fruttate ritornano nel finale, è un finale molto lungo che prosegue, di noto si alternano queste note un po' balsamiche, un po' speziate, quasi un pepe rosa viene in fondo. Quindi insomma un vino sicuramente interessante da seguire, ma anche ora lasciandolo un po' lì nel bicchiere da scoprire con calma e da divertirsi a abbinarlo con profumi. Sentirete sul maialino, anche questo sicuramente sarà divertente, ce l'abbiamo, quindi non vi preoccupate, bevetelo pure.